amici, ben ritrovati. Come anticipato nel video precedente, per l'installazione di telecamere di retromarcia sul pickup. Bene, si tratta di due telecamere poste in modo opportuno sul pickup, appunto per facilitare quello che è la retromarcia e il carico della cellula. Vi mostro meglio questo col modellino nostro Pluto, già noto per essere, diciamo così, apparso nei video precedenti, i primi video di Picamp. Bene, questa è la nostra cellula, il nostro modellino, dove andremo a mettere la prima telecamera che andrà a facilitare quello che è la retromarcia una volta che la cellula è stata caricata. L'altra fotocamera importante verrà installata nella parte anteriore del pickup, in questo punto. Quindi la telecamera andrà a vedere tutta la posizione del cassone libero e con il riferimento fatto in precedenza sulla stessa cellula, quindi la centralità del basamento della cellula, collimare con il punto centrale della telecamera di cui farà riferimento poi sul monitor. Quindi a questo punto potremo andare a caricare la nostra cellula in tutta autonomia senza l'aiuto delle persone che non sempre sono disponibili. Quindi da soli si può caricare la cellula con sicurezza perché abbiamo i punti precisi di inserimento della cellula stessa. Benissimo, altra cosa, abbiamo scelto un set di telecamere con cavo non wireless, questo perché tutto sommato il passaggio dei cavi è consentito senza troppo lavoro, diciamo così, nei passacavi tra quello che è la cabina e il cassone. Altra cosa, per evitare ulteriori batterie per alimentare le telecamere in remoto. Terza cosa, che insomma con tutte le onde che ci sono, meno onde sia anche di bassa potenza che girano, meglio, poi si vanno a evitare interferenze. Però questa è una scelta puramente individuale, chi preferisce il wireless e chi preferisce il collegamento a cavo, ma diciamo nella sostanza non si cambia nulla. Bene, a questo punto andiamo a vedere quali sono i componenti che servono per ultimare, per finalizzare questo sistema. Bene, questo è l'insieme dei componenti per l'installazione delle telecamere di retromarcia sul nostro pickup. Abbiamo un monitor da 7 pollici completo del suo parasole, monitor che ha i comandi manuali per la selezione della telecamera 1 e telecamera 2, la sua staffa in metallo di fissaggio e abbiamo un altro tipo di fissaggio a vite e con biadesivo a scelta. Quindi il telecomando per fare le stesse operazioni manuali del monitor ma con il telecomando, le due telecamere per uso esterne, anche queste con la protezione del parasole, tutta il corpo naturalmente tutto in metallo e relativa staffetta di fissaggio, complete di infrarossi per le riprese notturne. Altra cosa importante, io posso installare queste telecamere sia per la ripresa, specialmente quella del cassone, non solo per il carico della cellula, ma anche per monitorare quello che sono altri tipi di carico. Quindi serve in più occasioni. Due set di cavi da 15 metri preintestati, quindi per il passaggio dell'alimentazione e del segnale video. Il cavetto che ci permetterà di collegare le telecamere al monitor, quindi da una parte direttamente al monitor, e l'altra diviso in due per le due telecamere, e il cavo di collegamento alla luce di retromarcia, quindi il monitor si accenderà e ci darà le informazioni ogni volta che io inserisco la retromarcia. Posso anche fare a meno di usare questa opzione e avere le telecamere direttamente accese senza l'innesco della retromarcia. Il tutto per completare, abbiamo il manuale di istruzioni, però francamente dico questo che chi ha pratica di elettronica, insomma, non è una cosa così difficile, anche chi si avvicina per la prima volta, facendo bene attenzione ai vari passaggi, non è nulla di così difficile. Bene, passiamo il tutto all'installazione pratica di questi componenti. Bene,
siamo sotto l'aspetto pratico dell'installazione di tutti quei componenti che abbiamo visto elencati. Quindi siamo nel cassone, dalla parte del cassone dove avremo la prima telecamera inserita nella parte alta anteriore del cassone. In questo caso l'abbiamo inserita nel quadrello, stesso quadrello di acciaio inox che regge dove è stato fissato il PVC. Chi non avesse il quadrello possiamo benissimo metterla sempre sulla parte alta del cassone tramite un tipo di supporto. Sempre nel cassone i cavi, come abbiamo detto, sono cavi da 15 metri l'uno, quindi in questo caso è stato arrotolato e messo qui pronto per essere poi agganciato alla seconda telecamera che verrà installata sulla cellula abitativa. Tutte e due le telecamere convogliono con i rispettivi cavi all'interno del retro, diciamo, della cabina, quindi dietro lo schienale è stato fatto passare il cavo in modo opportuno da essere meno invasivo, quindi in costa al tunnel stesso del pick up, sino ad arrivare nella parte, diciamo così, di visione, di comando. Cosa abbiamo? Il monitor, come potete vedere, riprende il retro del cassone. In questo modo ci si può regolare benissimo con quello che abbiamo detto, con il punto di riferimento fissato sulla cellula abitativa. Come potete vedere, sembra quasi un'astronave, perché in questo caso, io non avendo di spazio, non utilizzando il monitor del pick-up, c'è proprio un monitor indipendente delle due telecamere che, una volta abbassato con un relativo supporto che è stato creato, posso andarmi a rivedere il mio GPS, appunto non appare sul display del pick-up in quanto non incluso. Tutte le alimentazioni sono state raggruppate in un distributore A4 in questo caso, per la linea dei 12 volt, che a sua volta è fissato sulla presa dell'accendisigari del pick-up. Quindi abbiamo, tramite le spie, tutto quanto sotto controllo per vedere le varie alimentazioni. Ripeto, non solo per caricare la cellula per altri carichi, e chissà, anche per magari far atterrare un drone sullo stesso cassone. Bene. Ecco l'aquila che sta scendendo, countdown. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, e così, ridendo e scherzando, anche parlando di droni, con la scusa della telecamera, della retrocamera,
insieme all'amico Tony abbiamo voluto un po' fare un volo sempre sulle alture di Genova, nella zona di Levante, complici anche un bel paesaggio, un bel tramonto. Bene, amici, con questo abbiamo terminato. Vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, inviatemi i vostri commenti e arrivederci per il prossimo video. Ciao!